Ho rilevato un'anomalia. Attenzione, MSB, Vogelsbach, matricola B2W46100340. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Sonda espulsa. Sonda lanciata. Procedo al lancio della sonda. Sonda lanciata. Sonda espulsa. MSV Ugo Gerlach, matricola B2W46100340. Procedo al lancio della sonda. Le scansioni hanno rilevato qualcosa. Sonda lanciata. Sonda lanciata. Sonda espulsa. Sonda espulsa. Ho eseguito una scansione della nave. Non ho rilevato segni di vita, ma potrebbe contenere tecnologia o informazioni utili. Eccola lì, è quasi intatta. Avrebbero potuto sopravvivere all'impatto, ma sono passati anni. A quanto pare è stata fatta a pezzi dopo lo schianto. Avranno cercato di recuperare la sonda il prima possibile. Più continuare così, abbiamo fatto cose terribili all'equipaggio. Nelle condizioni in cui si trovano, non capiscono come li trattiamo. Basta distrarli tra tutte cose e già si dimenticano del vestaggio subito. Ciò deve finire. Con gli altri non abbiamo... Come si chiamava? Sara?
bordo se non avessi smesso di mandarle da sotto. Ma ora appare così. Tutte le illusioni. Il suo sguardo quanto. Ora è tutto più semplice. Che male c'è? Siamo bloccati qui. Ripeto, allarme tossico, pericolo. A quanto pare questa sonda è qui da un pezzo. Perché hanno aspettato anni a lanciare il segnale? Pausa nel protocollo della sonda. 8 anni, 237 giorni, 7 ore. Pausa registrata come dati cancellati dal capitano sostituto Ronald Taylor. La cosa non quadra. Mio padre era il primo ufficiale. Ronald Taylor è stato promosso in seguito ai protocolli di controllo d'emergenza. Altri problemi segnalati. Decelerazione rischiosa. Cibo locale e decomposizione neurale. Protocolli di attivazione della sonda. Chi è al comando della nave? Dove sono i sopravvissuti? Il capitano Harris Fairchild è stato dichiarato morto a seguito della discesa suborbitale imprevista. Il primo ufficiale Ronald Taylor è stato promosso a capitano sul campo. Ma dove si trova adesso? La posizione dei restanti membri dell'equipaggio della Hugo Gernsback è sconosciuta. Questa sonda ha saltato numerosi cicli di manutenzione. Immagino che la decelerazione rischiosa sia riferita allo schianto. Dammi i dettagli. A seguito di un impatto non specificato e del mancato controllo subluce, la Hugo Gernsback ha effettuato una discesa imprevista al 465% della velocità suborbitale raccomandata. La Hugo Gernsback ha poi decelerato al 782% della velocità di avvicinamento raccomandata, subendo ingenti danni al rivestimento esterno e all'equipaggio. Il cibo locale danneggia le funzioni cerebrali. Quali sono i suoi effetti? Il danneggiamento delle funzioni mentali provocato da squilibri chimici ha inizio dopo 7 giorni dall'ingerimento della flora locale, indipendentemente da qualunque decontaminazione o preparazione. L'impatto sulle abilità cognitive superiori e sulla memoria a lungo termine è cumulativo, ma diventa significativo nel giro di un mese. Non è noto se il decadimento sia permanente o meno. La raccolta dati non è stata completata. Il cibo locale danneggia le funzioni cerebrali. Non è noto se il decadimento sia permanente o meno. La raccolta dati non è stata completata. Perché la sonda non era stata attivata prima? Questa sonda di emergenza si è attivata dopo 358 giorni, 12 ore, a seguito dell'imprevista discesa suborbitale della Hugo Gernsback. L'attivazione è stata comandata in remoto dopo 8 anni, 237 giorni, 7 ore, per autorità del capitano sostituto Ronald Taylor. Pausa nel protocollo della sonda registrata come dati cancellati. Forza, andiamo. Mio padre aveva una sonda funzionante, ma non ha inviato alcun segnale per quasi 9 anni. Forse il decadimento neurale aveva colpito anche lui. È improbabile che qualcuno possa evitare gli effetti così a lungo. Siete venuti dal cielo! Il capo aveva detto che sarebbe arrivato qualcuno. Ci è voluto molto, ma ha ancora il potere. Qualcuno ha perduto la fede. I cacciatori avranno visto la tua stella. Non ti permetteranno di aiutarlo. Di cosa stai parlando? Quello che dici non ha senso. Io non ricordo come si dice.
Lui è il nostro capo e noi lo serviamo. Così potremo tornare a casa. Ma alcuni vogliono combatterlo e sono stati scacciati. Lui li ha esiliati e ora loro cacciano le sue macchine e chi lo aiuta. Non credono che l'aiuto arriverà. Uccidiamoli, agenti del bugiardo! Egli non fuggirà! Uno è meno. Decomposizione neurale. Erano selvaggi. Mio padre non permetterebbe una cosa simile. C'è qualcosa che non va. Fatta a pezzi, logorata. Quei cacciatori fanno affidamento sulla pressione. Un campo di fortuna. Speriamo che siano più amichevoli rispetto al gruppo sulla spiaggia. Mi servono delle risposte. D'accordo, sono palesemente docili, ma indossano i resti della stessa uniforme dei nostri aggressori. Non ci sono uomini qui, che abbia effetti diversi a seconda del sesso, che renda violenti gli uomini. È possibile, ma la donna alla spiaggia ha detto che gli esiliati sono tornati come cacciatori. Al momento non ha importanza. Una di queste persone dovrà pur sapere cosa c'entra mio padre in tutto questo. Tu hai il suo volto. Ha promesso di chiamare il cielo, ma non manda nulla. Ci ha costretti a mangiare, a decomporci. Tu sei maledetto dal suo volto. Non è una bella reazione alla somiglianza, Jacob. Perché mai mio padre dovrebbe costringere il suo equipaggio a mangiare cibo tossico? Qualunque cosa stia succedendo qui deve finire. Guarda queste scorte di cibo avariato. Sembra che si siano nutriti solo di cibo locale tossico per chissà quanto tempo. Come se non fosse evidente. I cacciatori ti uccideranno. Combattono perché lui li ha esiliati e ha atteso troppo a lungo. Leader competente non dovrebbe mai ricorrere. Vi prego, venite qui. Tu hai il suo volto, ma combatti queste macchine. Forse tu porrai fine a tutto questo. Questo, ho dimenticato come si legge, ma questo fu l'inizio. Quello che ci promise e quello che ci fecero. Abbiamo bisogno del cielo. Riportaci in cielo. Jacob, che cosa dice? È un diario di bordo. Alcuni membri dell'equipaggio pensavano che le riparazioni della sonda ci stessero impiegando troppo tempo. Temevano di esaurire le scorte e di impazzire per il decadimento. Mio padre restrinse ai soli ufficiali il consumo del cibo di bordo in modo che non venissero infettati. Tutti gli altri dovettero mangiare cibo tossico, sperando in una cura futura. Il resto è un elenco delle vittime. Alcuni si sono ribellati alla decisione, così mio padre e gli ufficiali hanno usato i mech contro di loro. La sonda venne riparata dopo un anno, quindi il piano deve avere funzionato. Perché non hanno inviato alcun segnale? Quelli non furono gli ultimi nomi sull'elenco delle vittime. Altri incidenti e punizioni severe. È come fossero bestie. O giocattoli. Nel giro di un anno tutti i maschi dell'equipaggio furono esiliati o morirono. Separarono le donne.
Le assegnarono gli ufficiali come animali da compagnia. Dopo che la sonda fu riparata, tra le vittime iniziarono a comparire anche gli ufficiali. Dopo, mio padre ha assunto il controllo e non ha fermato tutto questo. Spiega se gli effetti del cibo tossico possono essere curati o meno. No, ma sembrerebbe la scelta giusta. Se si fossero ammalati tutti, chi avrebbe riparato la sonda? Non avrebbero potuto andarsene. Ma l'hanno aggiustata e il segnale non è stato inviato fino ad ora. Comincio a capire perché. Spiega perché ha separato gli uomini dalle donne oppure davvero come sembra? No, si perde in deliri incomprensibili. Forse gli uomini sono diventati violenti da subito, ma a giudicare dalle condizioni di questo posto direi che i cacciatori sono cosa recente. Quello che ha permesso succedesse qui, Shepard, non vedo alcuna giustificazione. Non abbiamo visto nessun ufficiale che li abbia uccisi. Dopo lo schianto ne erano rimasti 5. Staff medico, tecnico e del ponte. Riparare la sonda e tenere al sicuro le persone non avrebbe dovuto essere un problema. Tutti uccisi nel giro di una settimana. Circa un mese dopo aver riparato la sonda. Vedi una spiegazione in tutto questo? È tuo padre. Lo è davvero? Nulla di tutto questo corrisponde. Forse la decisione iniziale, ma il resto? Questo è un chiaro abuso di potere. Devo trovare quest'uomo. Il cadavere in posa è qui da un bel pezzo. Un avvertimento. Questi altri, da un mese. Li hanno lasciati. Fallimento di sistemi ausiliari. Beccati! Soppressione del nemici! Si è divertito e ora vuole andarsene. Figlio di puttana. Battuto! Ah! Ah!
Presto li terrà occupati. Ho messo anni ad addestrare le mie guardie. Faremo che dovrete affrontarle per salvarmi. Butta via la sua gente. Questo essere non è mio padre. Padre negli occhi e sentire cosa ha da dire per giustificarsi. Siete qui. Lo sapevo che una vera squadra sarebbe riuscita a passare. Mi dispiace se i Mech vi hanno dato problemi. Quando torneremo nello spazio dell'Alleanza, ti comprerò qualcosa di carino. Mi aspettano un bel po' di stipendi arretrati. Che mi dici del tuo equipaggio, capitano sostituto? Tutto perduto. Hanno perso il controllo per colpa del cibo tossico. Mi hanno dato questo posto in una specie di rituale. Aspettare di trasmettere il segnale è stato un inferno. È il meglio che sai fare? Permetti a tutti i tuoi uomini di rispondere in questo modo? Chi sei tu esattamente? Comandante Shepard della Normandy, immagino che tu sia imparentato con il signor Taylor. Taylor? Jacob? No, no, Jacob. Perché non me? 10 anni di tutto questo parrebbero migliori a qualcun altro? Devi capire, questo non sono io. La posizione di comando ti cambia. Io non ero pronto a quel compito. Mi sono assicurato che tu venissi istruito a dovere prima che io partissi. Speravo che non mi avresti trovato. Voglio essere ragionevole, capitano, ma 10 anni. Cos'è successo? Dannazione! Perché hai fatto questo al tuo equipaggio? Hanno opposto resistenza al piano. Si sono ammutinati. Abbiamo dovuto usare il pugno di ferro per mantenere l'ordine. E le cose si sono sistemate. Quando è subentrata la decomposizione, abbiamo fatto in modo che l'equipaggio fosse a proprio agio. Alcuni sembravano persino più felici. L'ignoranza è una benedizione, no? E loro erano felici di lasciarsi guidare come da un istinto. Esercitare l'autorità totale era semplice, all'inizio almeno. Col passare dei mesi, gli effetti ridussero le inibizioni. Iniziarono a regredire. Non comprendevano più il grado né il protocollo. Abbiamo dovuto stabilire il nostro dominio. Dopo un po' la dominazione ci apparve normale. Tutto qui. Hai creato una corte dove tu eri il re. 10 anni persi a giocare in una fantasia da bambini. Non so dire il momento preciso in cui tutto andò a rotoli. Ma quando la sonda fu pronta, non mi sembrò una buona idea rivelare tutto quello che era successo. Cos'è successo agli altri ufficiali? Anders ha recuperato la coscienza un po' troppo tardi per tirarsi indietro. Ha avuto un incidente. L'aria si era fatta tesa. E in fin dei conti ero io quello che aveva i Mech. Ho calcato un po' la mano nel fare di alcuni degli esempi. Ma una volta che le acque si furono calmate, mi sono comportato bene con la mia gente. Sembrava mi fossi guadagnato un po' di pace.
Vi siete contesi quelle persone come fossero giocattoli, oggetti. Le scorte della nave non sarebbero durate in eterno. Sapevi che un giorno o l'altro questo sarebbe finito. Mangiando da soli, i tempi possono dilatarsi parecchio. Inoltre, ci sono pensionamenti ben peggiori che spogliarmi e unirmi ai bavosi. Questo è stato prima dei cacciatori, naturalmente. Stupido o no, me ne accorgerei se mi mettessero le mani addosso ora. Vogliono sangue. E il mio preferirei tenermelo stretto. Ruota tutto intorno a te. Ogni cosa. Non sentivi la responsabilità di andartene da qui per il bene della tua famiglia? Gli ho dato un buon esempio. Era un bravo ragazzo. E sarebbe stato meglio se non mi avesse seguito. L'abbiamo capito molto prima che iniziassi ad accettare i lavori nello spazio profondo. E dopo che le cose qui si misero male, sparire dalla mappa galattica mi sembrò la cosa più sensata. Almeno finché non hai avuto bisogno di qualcuno che ti salvasse il culo. Cosa ha spinto gli uomini a cambiare e a minacciarti? Questo pianeta è sottoposto a bizzarri cicli. Ho visto delle piante che non avevo mai visto prima. Un clima molto strano. Forse alcuni si sono adattati particolarmente bene. Quindi se li tratti come animali, incredibilmente diventano tali? Possiamo aiutare queste persone. Cerberus può far arrivare qui delle navi in pochi giorni e portare tutti in salvo. Lui non vale nemmeno il carburante per tirarlo fuori nell'aria che respira. Ed è fortunato che non lo ritenga nemmeno degno di una pallottola. Non so chi sei, perché tu non sei il padre che ricordo. Lo porteremo dinanzi a un tribunale dell'Alleanza. Per ogni anno che ha trascorso qui, ne avrà 10 per riflettere. Anche se avesse tutto il tempo della galassia, l'uomo che ha fatto questo non distingue il bene dal male. Mi dispiace, Jacob. Ho fatto del mio meglio. Ho smesso di crederci da 10 anni. Devi farti individuare. Ricevuto. Come sarebbe a dire che non sei stato tu? Jacob, se avessi diffuso io le informazioni sulla Gernsback, a quest'ora starei sorridendo per il modo in cui hai risolto la situazione. E non sto sorridendo. Niente passa da questa nave, la mia nave, senza che ti venga fatto rapporto. Non avevo più motivi di Jacob di credere che suo padre fosse vivo. Ma sono lieto di sapere che avete risolto la situazione. D'accordo. Quindi se non l'hai inoltrata tu, chi è stato? Io. Lo sospettavo. Chi altri avrebbe avuto accesso ai canali di Cerberus? Non erano riservate, solo difficili da trovare. Una volta la cosa ti importava. Inviarla è stato come mantenere una vecchia promessa. E io mantengo sempre le promesse. Miranda? Discuteremo della tua libera interpretazione del protocollo di sicurezza in privato. Shepard, Jacob. Sei d'accordo, Jacob? Sono tutte stronzate, Shepard. Il capitano Taylor può marcire in prigione. Non cambia chi sono o cosa so. Ho già pianto l'uomo che era un tempo. Immagino sia stato un buon padre e che nemmeno lui possa cancellare quello che mi ha insegnato. Davvero non sapevi che dietro a tutto questo c'era Miranda? No, lei ha buona memoria. Selettiva, ma buona. Era da tempo che non pensavo a quei giorni. Non ho idea però di quale promessa parlasse. Non sono sicuro di volerlo sapere. Lei vuole un uomo migliore di me. Andiamo, c'è del lavoro da fare. Sì, comandante. Shepard, grazie dell'aiuto. Nessun problema, Jacob.
Nessun messaggio per lei, comandante.